Ciao ragazzi, sono Gastel e oggi voglio parlarvi di Protea, la manipolatrice del tempo, l'ultimo frame uscito con l'aggiornamento Deadlock Protocol. Iniziamo! L'ultimo aggiornamento di Warframe, Deadlock Protocol, ha portato un po' di innovazioni nel gioco. In primo luogo, ha ridato onore e vanto alla fazione dei Corpus, rimasterizzando tutti i tileset e reworkando il boss di Fossa, il Jekyll. Ci ha anche regalato una nuova main quest, Deadlock Protocol appunto, in cui scopriremo le origini dei Corpus e da cui potremo ottenere come ricompensa lo schema per il 43esimo Warframe, Protea. Per raccogliere gli altri componenti di Protea, dovremmo affrontare gli spettri erranti nel Granum Void, ma andiamo con ordine. La prima cosa da fare sarà recuperare i Granum Crown. Questo oggetto è un drop garantito di un nuovo nemico introdotto per questo aggiornamento, il Tesoriere. Non si tratta di un nemico particolarmente complesso da abbattere, e apparirà in tutte le missioni Corpus con il nuovo tileset, solitamente entro i primi 5 minuti. In base al livello della difficoltà della missione, la ricompensa sarà differente. Otterremo un Granum Crown nelle missioni con un livello tra 0 e 15, un Exemplar Granum Crown nelle missioni con livello tra 16 e 30 e uno Zenith Granum Crown nelle missioni con livello superiore a 30. Queste monete ci permetteranno l'accesso al Granum Void. La missione sarà uno sterminio a tempo di spettri erranti e in base al tipo di moneta che utilizzeremo per accedere crescerà il livello degli spettri. Gli spettri aumenteranno di numero in base a quanti giocatori sono presenti nel party, a partire da 75 fino ad arrivare a 125. Questi spettri non rilasceranno i soliti drop, ma potranno rilasciare dei triangoli dorati che aumenteranno il tempo a nostra disposizione. Riuscendo a concludere con successo questa mini missione, avremo la possibilità dell'11% di avere lo schema di uno dei componenti per costruire Protea. Il mio consiglio è di utilizzare un frame che permetta di uccidere rapidamente il maggior numero di nemici, come Mesa con il Peacemaker o Octavia con l'abilità Mallet. Utile inoltre avere in squadra un frame di supporto che vi permetta di avere sempre a disposizione energia, come ad esempio Arrow. Parliamo delle abilità di Protea. L'abilità passiva di Protea gli permette di incrementare del 100% la potenza potere della quarta abilità che verrà attivata. Sarà possibile tenere traccia del bonus a disposizione grazie a una piccola interfaccia situata sopra l'indicatore dell'energia. La prima abilità di Protea è Grenade Fan, che lancerà 3 granate a ventaglio. Questa abilità ha due metodi di attivazione. Premendo il tasto, utilizzeremo Shrapnel Vortex. In questa modalità, le 3 granate andranno a creare una rete che confonderà i nemici, infliggerà loro danno da taglio, con la possibilità di attivarne l'effetto. Questa abilità può essere influenzata dalle mode di portata, potenza e durata, ma non sarà possibile modificare la probabilità di attivazione dell'effetto taglio. Questa è un'ottima abilità per il crowd control, ma anche sfruttando il buff della passiva e aumentando al massimo la potenza potere, non si riesce comunque ad avere un forte impatto sui nemici. Tenendo premuto il tasto per l'attivazione, andremo ad utilizzare Shield Satellite. Ovvero le 3 granate si andranno ad attaccare a noi e ai nostri companion o ai nostri compagni in party, concedendo un bonus sugli scudi. Guardandolo nello specifico, all'attivazione della granata riceveremo un istantaneo aumento degli scudi e una costante ricarica nel tempo fino al raggiungimento del limite massimo dell'overshield. Inoltre, ci permetterà di estendere la durata dello shield gating fino allo scadere dell'abilità, nel caso in cui i nostri scudi fossero completamente prosciugati. Se non sapete di cosa sto parlando, potete guardare il video in descrizione in cui spiego di cosa si tratta. Questa abilità può essere influenzata dalle mod di portata, potenza e durata. In ogni caso, non è possibile aumentare il numero di granate né l'estensione dello shield gate. La sua seconda abilità è Blaze Artillery. Sarà quella che ci permetterà di distruggere nemici anche di alto livello. Attivando questa abilità, verrà schierata una torretta che farà fuoco verso tutti i nemici in un raggio di 130 gradi di fronte a lei. Colpendo un nemico, il danno della torretta aumenterà del 50%. Sfortunatamente, si tratta di un'abilità piuttosto breve, in quanto la torretta continuerà a sparare fin tanto che avrà munizioni.
Di base, la torretta avrà 6 munizioni a disposizione, ma il caricatore potrà essere aumentato dalle mod di tipo durata. Nel caso in cui la torretta non faccia fuoco, sparirà comunque entro lo stesso arco di tempo. Non è possibile attivare più di 3 torrette contemporaneamente. La terza abilità di Protea è Dispensary. All'attivazione verrà generato un supporto che ci darà una sfera di vita potenziata, in grado di ripristinare 100 punti, un caricatore universale per munizioni e una sfera di energia. Possiamo attivarne solo uno per volta, ma è possibile influenzare la durata del dispensary con le mod di durata e la quantità di supporti rilasciati con le mod di potenza potere. Questa attività va perfettamente in sinergia con la passiva di Protea, in quanto con il 100% di potenza potere in più abbiamo una buona possibilità di raddoppiare i supporti rilasciati. La quarta e ultima abilità di Protea è Temporal Anchor. Attivando questa abilità verrà generato un marker temporale che memorizzerà i nostri stati di vita, scudi, energia e munizioni. Allo scadere di questa abilità ritorneremo al punto in cui era stato attivato il marker e ripristineremo tutte le statistiche memorizzate allo stato precedente. Se nel periodo di tempo in cui l'abilità è attiva venissimo uccisi, verremo semplicemente riportati al marker e le nostre statistiche sarebbero ripristinate. In aggiunta a questo, ogni abilità che andremo a attivare andrà a incrementare un contatore di danni. Allo scadere del tempo, o ricastando manualmente questa abilità, provocheremo un danno da esplosione ad area, rilasciando tutti i danni accumulati. Arriviamo adesso alla build, anche se voglio premettere che si tratta ancora di una build in costruzione e potrebbe subire molti cambiamenti. La prima peculiarità che possiamo notare in Protea è che ha uno slot aura con già applicata una forma aura, quindi avremo la possibilità di testare tutte le mod che vogliamo per valutare la più efficace e, mentre stiamo livellando il frame, potremo utilizzare Steel Charge per aumentare al massimo la capacità delle mod. Ho cercato di bilanciare più o meno tutte le statistiche, dando priorità alla potenza potere, così da poter sfruttare al meglio le prime 3 abilità. Inoltre, ho aggiunto Primal Flow, così da avere un buon pool di energia, in quanto, come vi spiegavo, si tratta di un personaggio che è fondamentalmente un caster, quindi andrete in continuazione a utilizzare tutte le vostre abilità. Proprio per questo motivo ho deciso di utilizzare Arcane Energize e, per assecondare la sua capacità di rigenerare gli scudi, Arcane Aegis. Qualche piccolo suggerimento in merito al gameplay. Visto che con questa build abbiamo a disposizione 12 secondi per il Temporal Anchor, all'inizio è bene utilizzare soprattutto la prima e la terza abilità, in quanto sono quelle con il minor consumo, e cercare di raggiungere quanto più in fretta possibile il massimale dell'energia. Una volta arrivati a questo punto, possiamo utilizzare Dispensary e immediatamente dopo Temporal Anchor, magari in un posto sicuro, spostandoci poi in giro per la mappa e utilizzando le torrette per distruggere tutti i nemici. Al termine del Temporal Anchor, ritorneremo al punto di partenza e ricaricheremo l'energia con quella rilasciata dal Dispensary, così da ripareggiare quanto speso per castare l'abilità. Facendo in questo modo, potremo utilizzare all'infinito questa sequenza di attacco. Personalmente ho trovato Protea un frame molto divertente da giocare, che regala un nuovo stile di gioco e un nuovo approccio alle missioni, come è buona abitudine per ogni nuovo personaggio della DE. Purtroppo è ancora un po' crudo, in quanto non riesce a sopportare bene missioni con nemici di livello superiore al 100, ma nutro buone speranze negli augment che potrebbero essere rilasciati per le sue abilità. Scrivetemi nei commenti anche il vostro parere su questo personaggio e eventuali suggerimenti e accorgimenti per migliorare la build. Spero che il video vi sia piaciuto e che abbiate scoperto informazioni nuove e interessanti su questo frame. Mettete mi piace e iscrivetevi al canale per essere sempre aggiornati sui nuovi contenuti. Vi invito a guardare i video delle altre build dedicate a Warframe e vi do appuntamento a domenica prossima con un nuovo video sugli spionaggi in questi nuovi Tileset Corpus. Ciao!